Domani, finalmente, verrà inaugurata a lustri di distanza dall'inizio del cantiere e dalla previsione di conclusione dei lavori la scuola di buon abitacolo. Tra problematiche edilizie, burocratiche e ritardi praticamente in ogni aspetto della vicenda, è arrivato quindi il momento della prima campanella, che verrà celebrata con un'intensa giornata di interventi, soprattutto ovviamente politici. Le inaugurazioni vanno sempre celebrate, ma non dimenticando i ritardi e chi questi ritardi li ha provocati. Sarà passerella, sì, ma un po' deve pur sempre traballare, altrimenti si accettano i ritardi delle opere pubbliche come tristi consuetudini. E sarà passerella anche quando verrà inaugurato, chissà quando, il ponte di Cagliazzano tra Padula e Sassano. La posa della prima pietra c'è stata e anche la dichiarazione da parte di eminenti politici che il tutto sarebbe terminato in 6 mesi. Invece di mesi ne sono trascorsi molti di più e l'alba ancora non si scorge all'orizzonte. Anche in questo caso, ritardi progettuali negli espropri e nella ricostruzione del tutto hanno fatto slittare di molto la riapertura del viadotto, con gravi conseguenze per cittadini e commercianti della zona. Ma sono diverse le opere pubbliche incompiute nel Vallo di Diano. Impossibile dimenticare l'avvio superficie di Teggiano, milioni di euro spesi, diatribe tra enti e neanche un aereo da decenni. Altra opera rimasta alla prima pietra è quella dei lavori di ricostruzione della chiesa di Santa Maria dei Greci nel centro storico di Polla. Il cantiere è in bella evidenza, ma i lavori sono fermi e anche in questo caso si temono, è il caso di dire, tempi biblici per il termine dell'opera. Sono tante le opere pubbliche non terminate, ma ovviamente nel Vallo di Diano l'incompiuto e più importante resta la Sicignano-Lagonegro, i cui lavori sono sospesi dal 1987. Sarà festa grande per i 40 anni della sospensione, ma temiamo senza alcuna passerella politica.